Bene, noto che avete scelto l'opzione di visionare i miei CD e DVD musicali e non, per me importanti. Cominciamo subito, senza perdere molto tempo, con un CD musicale che è Bruce Dickinson Live, questo pack di 3 CD dal vivo del cantante degli Iron Maiden, però da solista. Sono tre CD, i 3 CD live. In questo box comprende un libretto, vedete, con la storia dei, diciamo, nel periodo di quei CD lì, le formazioni, foto del tour, interviste piccoline al cantante, a Bruce, cose del genere. E dentro ci sono 3 CD, di cui uno è un doppio CD. È un live in studio, è un live ad marquee. Sono un doppio CD. Seppure un po' rotto col tempo. Doppio CD. E poi c'è il Scream from i Brazil, che è l'ultimo suo CD live. Vedete. In Brasile, a São Paulo do Brasil. Questo lo trovai, l'ho pagato anche parecchio all'epoca quando l'ho trovato. E per cercarlo ci ho messo molto, molto tempo, e sono stati gli unici CD che ho trovato di Bruce Dickinson qui vicino al mio paese. Poi questo triplo CD degli Iron Maiden, che è Ed Hunter, che comprende una top 20 delle canzoni degli Iron Maiden scelte dai stessi fan votate sul loro sito, doppio CD. In più, il terzo CD è in esclusiva il videogioco degli Iron Maiden, che si chiama Dante, uno sparatutto in prima persona, tipo per chi ricorda Virtual Cop, soltanto il mirino, vedo usare soltanto un mirino e cammina da solo e deve superare le varie aree sparando nello schermo. Come al solito c'è sempre il box, il libretto con questo qua era, sì, vi spiega durante il gioco che si deve fare, i vari livelli, vedete? Per il PC è un po' vecchietto, però è da giocare, è un bel gioco, sfizioso per chi è fan di Iron Maiden, logicamente. Questo è il più nuovo di quest'anno, la Mission Edition dell'album The Final Frontier. Potete vedere, edizione limitata, perché con questo CD, se vi collegate ad internet e inserite il codice, avete accesso a dei video, delle immagini da scaricare. Questo qua mi è stato uno dei regali che ho ricevuto dalla mia ragazza. Bellissimo, che questo è costato un bel po'. Questo è uno, forse sarà stato l'unico che abbia mai visto un singolo in DVD, l'edizione limitata Wild Stream, un po' vecchiotto, anche questo è del 2004 se non sbaglio. Non vorrei sbagliarmi, perché chiaramente mi dimentico sempre le date, quindi del 2003, infatti è un singolo in DVD. Quindi in un DVD player può essere visto e ascoltato, con video e canzoni, scene come hanno fatto il video in 3D di questo singolo. Anche questo l'ho pagato un bel po' all'epoca. Questo album doppio CD dei Kiss. Kiss Gold è una raccolta delle canzoni più famose dei primi periodi dei Kiss. Io sono un fan del rock, devo dirlo assolutamente, vedere. Kiss. Ci sono canzoni come Detroit Rock City, Black Diamond, Deuce, Firehouse, Hotter Than Hell, per chi conosce i Kiss, Detroit Rock City, Rock and Roll All Night, tutte le più famose ci sono. Poi un altro CD dei Kiss rimasterizzato,
molto vecchio, Kiss Destroyer, uno dei più famosi CD dei Kiss, anche secondo me uno dei più belli mai fatti. Bellissimo. Questo doppio CD del Death on the Road degli Iron Maiden, tutto live, doppio disco come sempre, il secondo disco qua, così. Poi, dopo tantissimi anni, c'è stato questo release del singolo The Trooper rimasterizzato, non mi ricordo dopo quanti anni è stato rilasciato, perché The Trooper è vecchia, ragazzi. È vecchia proprio. Vedete? Ho coperto il prezzo. Non lo pagai tanto, lo pagai sui 6 euro all'epoca. Poi questo DVD dei Kiss, Love Gun, un concerto dal vivo in Argentina, però dei periodi del ritorno dei Kiss, quindi parliamo del 99-2000, quegli anni lì. È caduto anche il CD, era questo originale. Non sembra originale, ma lo è. Questo box, sempre della mia ragazza, la DVD Collector Box degli Iron Maiden, sono due interviste non ufficiali degli Iron Maiden, dove una parla soltanto degli Iron Maiden, sarebbe questa, Legacy of the Beast, ed è tutta la storia degli Iron Maiden, un documentario i componenti della band. Questo è quella serie di Iron Maiden e del movimento rock che è nato insieme a loro, che è il New Wave of British Heavy Metal. Quindi parlano degli Iron Maiden, dei Rush, di Ozzy Osbourne insieme ai Black Sabbath, Deep Purple, tutti questi gruppi qui. Quindi altri gruppi minori che si sono sentiti poco durante la storia, ma hanno lasciato il marchio su questo tipo di musica che è nata. Il DVD live del Death on the Road, se non sbaglio, questo è un doppio DVD, no, un triplo DVD, special features con doppio DVD per qualità stereo, qualità in Dolby Surround, special features c'erano i video dietro le scene durante la registrazione del CD. Roba interessante. Il live al Rock in Rio degli Iron Maiden del 2001, doppio CD, concerto, più scene inedite della giornata, come la passano i componenti del gruppo durante il concerto, come hanno costruito il palco. Questo è il mio wrestler preferito, Shawn Michaels, e amo il wrestling. Questo è il DVD con i migliori match del più grande lottatore di tutti i tempi. Anzi, perché io vedo il wrestling, è inutile che sto parlando tanto. HBK. No, non posso dire altro. Questo è un remasterizzato, è di Purple, come lo Like Water la formazione originale rimessa su durante il 93. Uno degli ultimi concerti insieme a Richard Blackmore, uno dei più grandi chitarristi rock di tutti i tempi. La raccolta dei video, tutta la completa raccolta dei video degli Iron Maiden, fino a Brave New World, quindi fino a un 10 anni fa. Ne sono usciti altri, ma non sono. Sono pochi i video sono usciti durante questo video, come vedete, alzate i CD a forma di tombino e siete l'immagine di Eddie. Invece, se alzate quest'altro tombino, ce l'hai più vicino. La prima parte della storia degli Iron Maiden, i primi anni. Intervista al gruppo e vari video dei concerti oppure apparizioni del gruppo negli anni 80 fino agli anni 84, fino al 1984, 83. E ultimo
per importanza, il Blu-ray di Iron Man 2. Io adoro il fumetto di Iron Man, il personaggio di Iron Man, non sono riuscito ad avere il primo di Iron Man, ma per regalo, visto che non l'ho visto al cinema, la mia ragazza me l'ha comprato in Blu-ray. Quindi un altro più bel regalo che abbia avuto, triplo CD, che sarebbe, allora, uno è la versione DVD, l'altro è la versione Blu-ray, e poi ci stanno i CD con le bonus features. Bene, la versione DVD, la parte di DVD è finita. Se non riuscite a trovare gli altri video delle recensioni, tornate indietro e sceglietela di nuovo nel menu che ho messo nel video precedente. Ciao ragazzi.